Il mondo dello spettacolo dal vivo par di capire sia ad un bivio. La voglia di tornare c'è anche la consapevolezza di avere un pubblico pronto a tornare, come ha dimostrato, seppure per poche settimane, lo scorso ottobre. C'è la convinzione, fra l'altro, di poter gestire il tutto in assoluta sicurezza. C'è però altrettanta certezza nel constatare, quasi quotidianamente, che l'interlocutore politico non sia in grado o non voglia decidersi. Da qui un doppio atteggiamento reso evidente nei giorni scorsi. Lunedì sera, alla vigilia dell'anniversario delle prime chiusure, i teatri si sono accesi a festa, a voler indicare appunto la volontà di riaprire. Ieri in piazza la protesta di chi a teatro lavora anche dietro le quinte, di chi non riceve gli applausi alla fine dello spettacolo, di chi in questi mesi ha continuato a lavorare e sa di essere fortunato in tal senso, ma è conscio di averlo fatto, se vogliamo, quasi a vuoto. Me la vivo molto male, la mancanza del pubblico il portalavoro ha un'inutilità intrinseca. Sei lì, fai il tuo lavoro, io faccio luci, illumino, prove su prove su prove generali, riprese, ma è più di 20 anni che faccio spettacoli dal vivo, faccio spettacoli per le persone, non per le telecamere. Non per, sì, per piacere personale, ma non fino a sto punto. Difficile dire se e quanto manifestazioni e prese di posizione porteranno a qualcosa di concreto. C'è da sperare però che quando tutto questo sarà concluso, la gente che in questi giorni è scesa in piazza, soprattutto i giovani, anche in questo caso i più danneggiati dalla situazione, con contraccolpi in mano anche dal punto di vista psicologico, chissà quanti di essi in questi mesi si saranno sentiti dire in famiglia ti avevamo detto che era meglio se facevi il geometra, si ricordi delle promesse, soprattutto di quelle non mantenute. E si ricordi che il giullare, sia esso dietro, accanto o davanti al principe, mai dovrebbe essergli subalterno o prendere ordini da lui.